Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e ben ritrovati in questo nuovo video recensione. Oggi andremo a recensire questo case, un MSI Gangneer 110R, un case middle tower davvero molto bello ed interessante. Andiamo a vedere un po' più dal dettaglio tutte le specifiche tecniche, ma anche come si comporta. Prima di continuare ragazzi, oltre ad accendere il nostro PC, vi invito ad iscrivervi al canale. È semplicissimo, basta un semplice clic, cliccate sulla scritta iscriviti in rosso in basso e così facendo date una grandissima mano al canale a crescere. Parliamo di una percentuale davvero bassissima, di circa il 15% di voi che vede questo video è già iscritto al canale, il restante 85% non è ancora iscritto. Quindi ragazzi, vi invito assolutamente ad iscrivervi. È gratuito, ma soprattutto potrebbe essere interessante per voi per ricevere tutte le prossime video recensioni, PC build e quant'altro su questo canale. Inoltre voglio ringraziare pcgaming.it perché è stato possibile grazie alla collaborazione la recensione di questo case, e vi lascio il link di pcgaming.it all'interno della descrizione. Ma bando alle ciance, andiamo subito a parlare di questo case davvero molto accattivante. Come potete vedere, da questo frontale per metà in vetro temperato e per metà un pannello direttamente in metallo con nella parte alta il logo MSI. Come potete vedere anche dalle immagini, frontalmente abbiamo diverse feritoie sia nella parte superiore lateralmente che inferiore per poter prendere aria, quindi non è un case mesciato ma ha davvero tante feritoie dove prendere aria. Ma iniziamo dalle dimensioni, quindi è un case middle tower dalle dimensioni di 215 mm di spessore, 430 di lunghezza e 450 di altezza. Queste dimensioni sono ideali per poter andare a inserire dei radiatori anche nella parte alta, ma soprattutto abbiamo abbastanza spazio nella parte posteriore. Come potete vedere anche dalle immagini, abbiamo un dissipatore della Corsair, un H100i, che in dotazione viene fornito anche con un controller abbastanza grande per poter mettere tutte le ventole della Corsair, e questo veramente occupa un pochetto di spazio nella parte posteriore, quindi si ha un po' di difficoltà con lo spazio che abbiamo a disposizione. Spazio che c'è, ma se dovessimo andare ad aggiungere altri controller oltre a quello che è già integrato e che andremo subito a vedere, è un po' poco spazioso la parte posteriore. Ma a parte questo, andiamo subito a vedere tutto nel dettaglio. La parte frontale, il frontale è possibile estrarlo, come potete vedere abbiamo già incluse tre ventole da 120 ARGB, possiamo andare a inserire anche delle ventole da 140, due ventole da 140 nella parte frontale, oppure un radiatore fino a 360 mm. Il radiatore da 360 mm è possibile inserirlo solo se andiamo a togliere la gabbia degli hard disk nella parte bassa. Come potete vedere, è veramente particolare questo frontale con questo vetro temperato a taglio. Dall'altro lato abbiamo la piastra dove abbiamo il nostro logo, quindi veramente molto carino il frontale, davvero molto carino. Abbiamo subito dopo il frontale il filtro, logicamente, per la polvere. Frontale dove non ci sono le porte USB e audio, quindi nel caso in cui è una giornata particolarmente calda possiamo andare a togliere molto facilmente la parte frontale e lasciare il frontale senza il suo frontale accattivante, quindi solamente con il filtro per la polvere. Nella parte alta, oltre ad avere il nostro filtro per la polvere, come dicevamo, abbiamo la possibilità di poter andare a inserire due ventole da 120 o due ventole da 140 o radiatori fino a 240 mm. E sempre nella parte superiore abbiamo il tasto di accensione, il tasto reset, il connettore USB Type-C, due USB 3, ingresso audio, uscita audio e il tasto per il cambio dei LED, per il cambio di tutto il comparto ventole. Con un semplice clic quindi possiamo andare a cambiare la tipologia di ventole sia frontali che posteriori. Logicamente in questo caso andrebbe a desincronizzarsi rispetto al resto della nostra componentistica nel caso in cui abbiamo altro oltre a queste quattro ventole RGB. Ma non perdiamoci in chiacchiere e finiamo subito questa recensione perché mi sto raffreddando qua vicino. Nella parte posteriore abbiamo una ventola da 120
utenti già preinstallata 7 PCI per poter andare a inserire tutte le schede che ci necessitano, audio, video, wifi eccetera, e l'alloggiamento per il nostro alimentatore nella parte bassa. Frontalmente abbiamo un vetro temperato con la possibilità di poter andare ad agganciare il vetro temperato con una guida, con tre guide che ci sono all'interno del case, come potete vedere. E vediamo che nella parte bassa, sull'alloggiamento dell'alimentatore, c'è la copertura dove abbiamo la possibilità di poter andare a mettere un SSD o un hard disk da 2,5, una finestra che ci dà la possibilità di vedere il nostro alimentatore e il logo MSI stampato sulla cover. Come possiamo vedere all'interno abbiamo la possibilità di poter andare a mettere schede madri ATX, micro ATX e mini ITX, abbiamo il passaggio dei cavi con i soliti gommini, oltre che per rendere il tutto quanto più elegante possibile, anche per evitare che possa passare polvere nella parte posteriore, oltre ad avere anche dei fori direttamente sulla gabbia dove c'è il nostro alimentatore. Possiamo andare a montare un dissipatore ad aria fino a 170 mm. Nella parte bassa invece, oltre ad avere i nostri piedini del nostro case, abbiamo il filtro per la polvere del nostro alimentatore. Ma andiamo a parlare della parte posteriore e di tutto ciò che è possibile mettere all'interno del nostro PC. Abbiamo quindi un controller che va a gestire le ventole che sono preinstallate, controller che possiamo andare a collegare direttamente tramite il 3 pin per l'RGB addressable direttamente sulla scheda madre, quindi controllare tutto tramite la nostra scheda madre, i vari fori per il passaggio oltre che connettori dell'alimentazione della scheda madre, il connettore per il Type-C frontale, in basso i vari fori per il passaggio del connettore USB, audio 3.0 eccetera, ma anche in alto abbiamo le varie feritoie per poter far passare oltre l'alimentazione della nostra CPU anche i cavi per quanto riguarda le nostre ventole del nostro radiatore nel caso in cui ce ne sarà uno, oppure delle ventole semplicemente se nel caso in cui non andiamo a inserire un raffreddamento a liquido IU. Abbiamo un'ulteriore gabbia per poter andare a mettere un hard disk SSD da 2,5 e la gabbia degli hard disk per gli hard disk da 3,5 fino a 2 hard disk da 3,5. Abbiamo la possibilità di poter andare a mettere un alimentatore fino a 250 mm di lunghezza, logicamente andando a togliere la gabbia degli hard disk per poter andare a avere ancora più spazio a disposizione per i nostri cavi. Beh ragazzi, cos'altro dire di questo case? Oltre a tutte le specifiche tecniche, come avete visto, è davvero molto carino, molto accattivante. A me è piaciuto davvero tanto. All'inizio vedendolo mi sembrava un po', dalle foto non mi sembrava avesse tanta qualità, ma devo dire che è per lo più in metallo, solamente la parte frontale è costituito da parti in plastica, come anche i piedini sono in plastica, ma per il resto tutto totalmente in metallo o in vetro temperato, come anche nella parte frontale. Quindi veramente molto molto bello questo case, parte frontale che comunque prende tanta aria, ventole che hanno comunque una buona portata, quindi sono delle ventole comunque di buona qualità, e spazio all'interno davvero ottimo. Per essere un middle tower, rispetto agli altri che ho montato, è stato uno dei più veloci o più semplici per quanto riguarda il montaggio. Sicuramente dietro non abbiamo tantissimo spazio a disposizione nella parte posteriore, però comunque il montaggio, far passare i cavi per la CPU, per la GPU, per la scheda madre, è stato molto semplice, quindi non ho riscontrato alcuna tipologia di problematica sotto il punto di vista del montaggio o di velocità e semplicità di montaggio, quindi davvero premiato questo case. Magari se fosse stato un po' più largo, con un po' più di spazio nella parte posteriore, dato che già abbiamo il suo controller, potremmo avere il controller di qualsiasi altra tipologia di prodotto, ma in questo caso magari andremo a scegliere un dissipatore MSI a liquido IO e quindi il discorso non sussiste. Ma oltre a questo ragazzi, veramente ottimo case. Se fosse stato più largo magari ci sarebbe stata la possibilità anche di poter mettere la scheda video in verticale, era un di più, non tutti vogliono mettere le schede video in verticale, però comunque sarebbe stato ancora più un punto a favore da parte sua, però secondo me sarebbe salito anche come prezzo. Per questo è tutto ragazzi, fatemi sapere voi nei commenti cosa pensate di questo case, se lo avete già provato, se lo avete già visto, se lo conoscevate già o meno, e noi ci vediamo con un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete tantissimi mi piace e passate da pcgaming.it per vedere la recensione scritta di questo case. Noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi, Belitra.
Technology. Vi informo che in descrizione potete trovare il canale Telegram dove tutti i giorni pubblico le migliori offerte di Amazon. Per evitare di perdervi la migliore offerta della componentistica che magari state cercando, entrate sul canale Telegram che trovate all'interno del link in descrizione.